Anna Folli, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle Grazie. parole per raccontare il suo ultimo libro, Morante Moravia, una storia d'amore. Fece di Elsa la sua croce, il suo angelo sterminatore, la sua oscura coscienza critica. Così dice Adriana Pinkerle, sorella di Sorella. Alberto Moravia. Leggo nel risvolto di copertina che Anna Folli è stata caporedattore per l'editoriale Domus degli anni 90 e direttore di riviste di settore. Beh, editoriale Domus rappresenta negli anni 90 qualcosa di molto importante per l'editoria di classe. Quali riviste lei curava, Anna Folli? Ma io allora, impropriamente, perché io sono laureata in lettere e non in architettura, curavo una rivista che si chiamava Abitare e poi collaboravo ad una rivista di viaggi che era abbastanza importante e conosciuta allora, che si chiama Meridiani. Ah, altro che Meridiani è una delle riviste culto, come anche la stessa rivista Abitare, che aveva da parte No, sua Arredare, mi scusi, Arredare, Arredare, perché che Abitare, sì, Abitare era la rivista più tecnica, ecco. sì. E la rivista Meridiani era una rivista veramente di grande culto, ma esiste ancora? Meridiani sì, ha cambiato Certo. direttore naturalmente, eccetera, però esiste ancora ed è ancora monografica, cioè ogni volta tratta una città o un paese e lo fa da tutti i punti di vista, quindi culturale, geografico, sociale, quindi questo è la sua forza, perché chi vuole andare in un posto sa che leggendo Meridiani trova un po' tutto. Però in realtà il mio, sì, appunto, mi sono occupata di Arredare, ma io ho due grandi passioni, che una è il viaggio, e quindi Meridiani funzionava, e poi i libri, per cui appena ho potuto ho mollato Arredare e mi sono immersa nel mondo della letteratura, per cui curo anche festival Le corde letterari. dell'anima. A Sì, per 5 anni. Cremona, se non ricordo male. Sì, Sì. esattamente, a Cremona, perché era un festival di letteratura e musica e Cremona ha una tradizione musicale a partire da Era, Monteverdi e perché non è poi più questo anche, festival, ahinoi. ahi noi no, perché ci hanno tagliato i fondi. Eh sì, no, lo so bene Anna Folli perché noi lo seguivamo, poi a un certo punto la storia è terminata proprio perché per mancanza di fondi. Tra l'altro lei è autrice anche del programma I Magnifici trasmesso su Radio 24. Sì, e da lì forse ho cominciato ad accarezzare l'idea di scrivere una biografia, perché allora dedicavo una settimana di trasmissione di un'ora a dei personaggi magnifici, appunto, raccontando la loro vita, le loro esperienze, con degli attori che interpretavano le loro parti, quindi era una specie di sceneggiatura, insomma. E ogni volta mi immergevo nella vita di un magnifico diverso. E poi appunto è nata questa idea del libro. Inizialmente io pensavo di scrivere su Elsa Morante, che è una mia grande passione fin da ragazzina. E poi informandomi, leggendo, eccetera, mi sono resa conto dell'eccezionalità di questo rapporto con Moravia, per cui l'uno per l'altro ha contato molto, anche se in modi diversi a seconda dei periodi, tanto che tutti li conoscevano come Morante Moravia tutto attaccato, come ha ben notato lei, perché erano la coppia della letteratura italiana ad un certo punto. La coppia della letteratura italiana è una coppia molto importante a proposito di magnifici. Se non sono magnifici, Morante e Moravia, che cosa possiamo dire di magnifico nella storia della letteratura italiana? Sì, sono stati grandissimi, il loro amore, che è stato veramente un amore, non è stato semplicemente un sodalizio letterario, però un amore molto tormentato, che ha conosciuto anche tradimenti, liti, eccetera, ma c'era una grandissima stima reciproca e poi momenti diversi, spesso non nello stesso momento, si sono amati tantissimo, è per questo che hanno sofferto poi. Io ho cercato di raccontarli e raccontare di questo amore, anche perché attraverso il loro rapporto si raccontava l'Italia,
perché quando loro si sono conosciuti c'era il fascismo, che era un problema per loro che erano metà ebrei. C'è stata la seconda guerra mondiale, loro sono dovuti fuggire a fondi, poi al loro ritorno invece gli anni poi 50, la ricchezza, la fama, insomma si conosce qualcosa dell'Italia sia letteraria che storica attraverso la loro vita. Attraverso la loro vita, perché il sottotitolo che non ho ancora letto di questo libro è Una storia d'amore, dove la parola amore sì è quello che più o meno tutti quanti conosciamo, ma è amore non solamente per guardarsi negli occhi, ma era un amore per guardare le pagine scritte, un amore per la letteratura, perché ogni pagina di questo romanzo su queste due straordinarie e magnifiche persone, per le 300 qualche pagine di questo libro, l'amore per la letteratura veramente, a ogni pagina gronda di questo amore, di questa passione, di questo fuoco che arde, e che arde in due modi diversi necessariamente, perché non era sempre stato tutte rose e fiori, anzi. Loro anche per il loro modo di scrivere erano assolutamente diversi. Moravia era realista, concreto, aveva anche un tipo di prosa più secca, mentre per Elsa Morante tutto era sogno, tutto era incantamento. Lei amava definirsi poeta più che scrittore, mai scrittrice, perché l'avrebbe considerata una diminuzio, cioè lei era un poeta, e anche il suo modo di vivere la vita era sicuramente da poeta, non incapace di occuparsi delle cose concrete della vita, quindi delegava assolutamente Moravia per tutte queste incombenze quotidiane, e però era una grande scrittrice, tanto che Alberto Moravia diceva è una grande scrittrice, anche più grande di me, quindi non è poco per un marito per molto tempo molto più celebre, più famoso, più conosciuto anche a livello internazionale della moglie, però riconosceva questa grandissima qualità letteraria. Perché questo loro rapporto, Alberto Moravia ed Elsa Morante, un rapporto. A un certo punto del libro, se ricordo bene, c'è la parola che mi ha rapporto divorante, no? Perché sente che ogni giorno Elsa le è più necessaria, ecco. Che perché era una donna con cui condividere il tempo, ma anche perché era una donna capace di disperdere la noia, no? E la parola noia per Alberto Morante è una parola che non è così, come dice, ah sì, un po' di no. La parola noia è una parola fondante, lo sappiamo. Tanto da aver chiamato anche un suo romanzo così. Ma poi io ho incontrato moltissime persone che li hanno conosciuti e devo dire che corrispondono le testimonianze, sia per quel che riguarda lui che per quel che riguarda lei. E tutti mi dicevano che il problema di Moravia, che così colto, così intelligente, così, era proprio che si annoiava. Ed Elsa Morante è stata l'unica, forse, o comunque certo una donna che non l'ha mai annoiato, e lui spesso diceva preferisco il tormento per fresco, però è una donna che mi fa vivere. E all'inizio, proprio perché si rendeva conto di quanto questo rapporto potesse essere divorante, è un po' fuggito, lui partiva per la Cina piuttosto che per l'Inghilterra e la lasciava sola. Poi man mano il tempo passava, ad un certo punto è partito addirittura per Atene dicendo che forse non tornava più. In realtà poi tornava sempre, perché non poteva fare meno di lei, e quindi poi hanno deciso di sposarsi in piena guerra, cioè in un momento sicuramente difficile, tant'è che poi dopo poco tempo hanno dovuto, come dicevo, fuggire, sono rimasti quasi un anno in una specie di stalla tra le vallate e i boschi della Ciociaria, con una vita assolutamente difficile, ma un momento felicissimo per la loro vita sentimentale. Vedo qui una sottolineatura nel libro Morante Moravia, no? Di una persona straordinariamente importante per la letteratura italiana, Antonio De Benedetti,
che diceva il loro comportamento era conseguenza di un continuo conflitto interiore. Erano entrambi al servizio della letteratura e questo li avvicinava e nello stesso tempo li allontanava. I geni sono concentrati sul loro io e Moravia e Morante erano prigionieri del loro narcisismo, ma proprio la loro genialità, che li metteva in opposizione, li faceva anche incontrare. Ecco, la teoria degli opposti che si incontrano, questo non è un pettegolezzo quello che scrive Antonio De Benedetti, no. Ma è veramente il trovare, non guardare dal buco della serratura della loro casa, ma il trovare un senso e anche un chiarire il senso della scrittura, sia di Moravia in particolare che poi quella di Morante. Guardi, c'è una frase che oggi particolarmente mi piace ricordare perché è di Philip Roth. Philip Roth diceva: quando in una famiglia entra uno scrittore, quella famiglia è finita per sempre. Per dire proprio come il narcisismo di uno scrittore è una mina vagante per una famiglia che è fatta invece anche di normalità. In questo caso gli scrittori erano due ed erano scrittori fino in fondo, cioè erano profondamente scrittori, e quindi questo essere geni, come dice Antonio De Benedetti, riusciva a unirli perché uno capiva i problemi dell'altro. Però d'altra parte entrambi volevano emergere, entrambi volevano essere, e quindi ha reso tutto estremamente vivo, ma anche estremamente difficile. Estremamente difficile, come quando lei scrive il suo grande capolavoro, Elsa Morante, che aveva la voglia, l'ambizione, il desiderio, il sogno di essere la scrittrice più grande, no? Quando lei scriveva L'isola di Arturo, e quando si confida, se non ricordo male, in una lettera a Italo Calvino e gli scrive che l'unica cosa che le dà felicità è lo scrivere, però fuori delle ore dove lei era dedicata alla scrittura, non c'è nulla che le piaccia. Ecco, e qui il conflitto interiore, un conflitto anche di uno sguardo sul mondo, e vediamo da una parte la potenza di scrittura e nello stesso tempo la fragilità della persona. Sì, per Elsa c'era questa sembrava una donna difficile, sembrava una donna che come una guerriera sempre era pronta a combattere per tutto e per tutti. In realtà questa sua apparente forza nascondeva una grande fragilità che ha le sue radici nell'infanzia. L'infanzia di Elsa Morante è stata terribile. Io ho chiamato un capitolo Due padri, nessun padre, perché è stato così. Cioè, per in realtà il nome che porta Morante non appartiene al padre biologico. Tutti i figli della madre di Irma sono figli di un altro padre, perché il marito della madre, cioè il padre nominale, non era capace di procreare. E quindi lei è nata da questo rapporto con la madre, e da sempre ha capito che c'era qualcosa che non funzionava, c'era un segreto. La parola segreto è un'altra parola fondamentale per Elsa, che ricorre nei suoi romanzi. E questo bisogno d'amore, questa infanzia appunto così segnata da questa vicenda, credo che appunto l'abbia resa più fragile. Però ha avuto anche momenti molto felici Elsa Morante. Da giovane era bellissima, vivace, anche capace di grandi dolcezze. E chi l'ha conosciuta in quel periodo ne ricorda proprio la femminilità e il grande fascino. Penso ad esempio alla Capria, che io ho intervistato e che la ricorda Capri, ed era una donna splendida allora. Poi man mano, con la maturità, con la vecchiaia, con la malattia... Ricorda, mi scusi se la interrompo, la Capria, se ricordo bene, quando parla della sua voce, che lei usava come uno strumento. Sì, sì. Aveva una voce molto particolare. Moravia, quando la prendeva in giro, perché dice che quando, lei che era profondamente romana, quando invece si innamora di Luchino Visconti,
aveva cambiato modo di parlare e parlava appunto con un accento milanese della nobiltà, dell'aristocrazia milanese. Però a parte questo aveva questa voce squillante che purtroppo la si può sentire pochissime volte, perché lei non concedeva grandi interviste. La si sente in un'intervista che ha dato quando ha preso appunto, quando ha vinto il premio Strega con l'Isola di Arturo che lei nominava. E lì concede questa intervista e si può sentire la sua voce che appunto modulava come uno strumento. Anna Folli, lei come si è avvicinata, come ha scoperto Elsa Morante? Io l'ho scoperto. È una cosa un po' particolare, nel senso che io ho scoperto 13enne o 14enne invece Moravia, perché ero in Inghilterra e in un villaggio del Surrey sperduto dove mi avevano mandato i miei genitori per imparare l'inglese. Io a un certo punto non ne potevo più di sentire parlare solo inglese, nessuno sapeva una parola italiana, e sono andata in una biblioteca e ho trovato un unico libro in italiano. Era Gli indifferenti di Moravia. Persino in un paesino sperduto del Surrey c'era Moravia. E io l'ho divorato, e forse capendole fino a un certo punto, confusamente, ma insomma mi è sembrato il romanzo italiano. Questo è stato il mio approccio a Moravia. Con la Morante c'è stato un vero incantamento che è partito da Menzogna e Sortilegio, che è il suo primo grande romanzo con cui ha vinto il premio Viareggio. E da lì la passione per la Morante non mi ha mai lasciato. Ho letto tutti i romanzi, purtroppo sono molto meno di quelli di Moravia, sono 4, poi i suoi racconti, però nell'accostarmi alla loro vita la mia paura era di non riuscire a raccontarle nella loro verità esistenziale, per cui ho letto tantissimo, ho letto tutte le loro lettere, un epistolario loro è bellissimo, e poi ho incontrato tutte le persone ancora in vita, insomma molte delle persone ancora in vita che li hanno conosciuti, perché non volevo dare adito ai pettegolezzi. Certo, io racconto una storia d'amore, questo libro è fondamentalmente questo, però non volevo che sembrasse appunto un pettegolezzo, io avevo un enorme rispetto per entrambe queste due figure e quindi ho cercato di raccontarle nella loro verità, insomma, senza infingimenti. Ecco. Anna Folli, lei a chiusura del libro inserisce due importanti presenze, Dacia Maraini e Daniele Morante, perché a suggello di questo libro c'è la parola di Dacia Maraini che ha vissuto il suo amore, un lungo rapporto con... Che poi si è trasformato, è diventata amicizia, ma ancora una volta Dacia Maraini ha dimostrato la sua intelligenza e la sua grazia nel saper capire che le cose si trasformano. Sì, ma prima di tutto perché in fondo ha accettato di rispondere e poi addirittura mi ha invitato a casa Moravia per presentare questo libro, ha accettato di parlare di una storia d'amore che non era la sua con Moravia, con grande generosità secondo me e intelligenza. Il rapporto con Dacia Maraini è stato molto importante perché al di là dei quasi 20 anni che hanno vissuto insieme, poi si è trasformato in un'amicizia che è durata fino all'ultimo giorno. Il giorno in cui è morto Moravia sarebbe dovuto andare con Dacia Maraini a ritirare le scarpe che si era dimenticata nella casa al mare. E cioè, c'era proprio un'abitudine di sentirsi al telefono, di frequentarsi, di vedersi, che non è mai venuta meno. E quindi era la persona che l'ha conosciuto per moltissimo tempo e l'ha conosciuto molto bene. E poi ha scritto un libro su Moravia Bambino, che secondo me è molto bello, un libro intervista. Anna Folli, ma lei oltre a questa passione per Moravia, parliamo di lui in questo momento, lei prima parlava del suo passato come direttore del mensile Meridiani, ma... Lei ha una passione da condividere insieme con Morante, perché con Moravia voglio dire, perché Moravia amava moltissimo viaggiare, per lui il viaggio era veramente anche un fuggire dalla noia a proposito.
certo. Amava molto l'Africa e devo dire che anch'io amo tantissimo l'Africa. Adesso è sempre più difficile andarci perché è diventato pericoloso. Negli anni in cui ci andava lui invece questo pericolo non c'era. Era, come dice bene lei, un grandissimo antidoto alla noia. E in Dacia Maraini ha trovato una compagna di viaggio eccezionale, cosa che non era invece con Elsa Morante. Moravia dice di Elsa Morante, in fondo dovunque andasse lei era sempre in Via dell'Oca. Via dell'Oca era la via dove loro abitavano, dietro a Piazza del Popolo. Perché il mondo fantastico di Elsa Morante non aveva bisogno di paesaggi esotici, lei aveva in testa i suoi libri e soprattutto quando scriveva non voleva muoversi, si occupava solo di quello. Invece Moravia ha scritto dei racconti di viaggio e dei racconti e dei reportage di viaggio secondo me eccezionali, bellissimi. E questo perché in lui c'era una delle caratteristiche di cui tutti mi hanno parlato, di tutti i suoi amici mi hanno parlato, era la sua curiosità. E quindi a lui interessava tutto, amava la natura, amava gli animali, amava i paesaggi e quindi si immergeva proprio in questo mondo. E mi raccontava Dacia Maraini che anche nel più sperduto villaggio africano lui riusciva a comunicare con le persone a gesti, perché la lingua comune non c'era, ma riusciva comunque a comunicare. E questa è una delle cose belle di Moravia, secondo me. Prima di salutarci Anna Folli, sappiamo che lei in questi giorni è con lo sguardo rivolto al mare, in giorni qualche giorno di vacanza, che libro si è portata in questi giorni di mare? È un libro in qualche modo legato a questo mondo, perché sto rileggendo, perché l'avevo letto molti anni fa, Giacomino di Antonio De Benedetti, che secondo me è un libro bellissimo su quegli anni, su quel mondo culturale romano, e quindi ho avuto voglia di ritornare a questo. Forse non mi sono ancora riuscita a staccare dai due personaggi. E credo che De Benedetti sia veramente Antonio De Benedetti, stavo sbagliando, sì. Giacomino è infatti, appunto però io ho sbagliato, ho detto Giacomo Benedetti che non c'entra, Antonio De Benedetti sarebbe anche lui un protagonista da raccontare a suo modo, perché De Benedetti sì è stato importante, ma forse anche la critica letteraria se l'è un po', non dico dimenticato, ma a volte potrebbe raccontarlo di più. Che ne pensa Anna Folli? Sono assolutamente d'accordo ed è per quello che io sto riemergendomi, perché non escluso che me ne debba occupare, diciamo così. E questa è una gran bella notizia, allora speriamo di risentirci quando ci sarà la nuova scrittura. Grazie ancora Anna Folli. Grazie per averci raccontato Morante Moravia, una storia d'amore, edizioni Neri Pozza. Buona giornata. Grazie, arrivederci.